Abete Legnami e Infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASM. Una stagione in ripresa quella del Torino, che dopo un inizio complicato adesso ha iniziato a macinare punti e scalare la classifica. La sfida di oggi li mette però di fronte al Maccabi capolista e desideroso di staccare ancora di più la concorrenza. Amici di Fanner, un saluto dal centro sportivo Maurizio Melli. Si gioca la settima giornata del campionato d'elite ASI. Al rilancio verso Di Consiglio, che la mette giù, però in fuorigioco il 10 del Maccabi. E ancora Maccabi che ci prova con questo pallone per Di Consiglio, che non è in fuorigioco, la tiene il numero 10, sterza col destro e pallone in rete, ha segnato Di Consiglio, 1-0 Maccabi. Emozioni almeno fino a questo momento della partita. Vuole approfittare subito per il 2-0 il Maccabi, che prova a sfondare per vie centrali, ancora Di Consiglio senza fuorigioco ancora, e Di Consiglio fa 2-0 per il Maccabi. Corto su Spagnoletto, poi in verticale, buca la difesa, attenzione a Bondi che se la trova lì, ancora Bondi che fa 3-0. È implacabile il Maccabi, nel giro di 5 minuti fa 3 gol. Tre fischia due volte l'arbitro, si va a riposo col Maccabi avanti 3-0 contro il Torino. Casolo, fischio dell'arbitro che arriva ora, parte Bianco, palla direttamente in porta che va sotto l'incrocio dei pali, gran gol di Bianco. Pallarla per Ticchi, dietro per Arcieri, cambia male il gioco, la regala a Bondi che la mette giù anche in maniera complicata, ha liberato bene ancora Di Consiglio col mancino, che stavolta non riesce a trovare la porta. Numero 19 per il Torino per battere questa rimessa. Savi prova a passare e ci riesce, ha toccato indietro per Muto e sulla riga il salvataggio da parte del Maccabi. La destinazione allora con controcross di Piperno, tocco al centro con Bondi che non aggancia, ancora Bondi di sinistro e che intervento da parte di Confini. Colpo di testa, ancora Mazzeo, alla messa giù da Bondi, poi allargata verso Di Consiglio. Ancora Di Consiglio che sfrutta l'errore dell'avversario. Di Consiglio, palo gol, tripletta, 4-1 Maccabi. Spizzichino, fischia, però ora l'arbitro, non c'è più tempo. Maccabi vince 4-1 sul campo del Torino.